Bene, fondamentalmente, concettualmente siamo partiti dal T4, che è una macchina sviluppata per il laboratorio 5 anni fa, ed è un alimentatore switchato con PFC e amplificatori digitali e DSP. Da questo amplificatore, che era un modulo da 400 watt montato sul T4, che è l'Anarray, che è una macchina che abbiamo già sul mercato da ormai da 3 anni e mezzo, da quando è finito lo sviluppo. Siamo partiti col progetto DigiPro, che a differenza del modulo fine se stesso del T4 è un modulo general purpose, inteso come modulo finale con a bordo un processore che controlla le varie funzioni, al quale io posso collegare. In questo caso ho un preamplificatore con DSP, posso mettere un preamplificatore analogico, posso fargli fare il sub, posso fargli fare il 2V, perché è fondamentalmente un 500 watt per 2 che posso sia avere collegato a bridge, sia utilizzare in multiamplificazione. Anche questo PFC e alimentatore switchato. Questo è un classe D. Sul concetto oscillatore in controreazione digitale del DigiPro abbiamo sviluppato due modelli, il 400 e il 600, che utilizziamo per equipaggiare la nostra serie Opera Digitale, nel quale la tecnologia è la stessa. In questo caso abbiamo un alimentatore switchato senza il PFC, perché deve rimanere dentro a certi costi per avere un buon rapporto qualità-prezzo. Anche in questo caso sempre a bordo il DSP, dal quale posso naturalmente creare i vari modelli 12 pollici, 15 pollici, e posso naturalmente decidere che tipo di equalizzazione o che tipo di suono posso offrire al mercato. Anche per dire, se voglio coprire il mercato americano, che hanno bisogno di un suono diverso, posso personalizzare il diffusore a seconda del cliente. Da questa tecnologia siamo passati quest'anno, che presenteremo quest'anno a Francoforte, ha un concetto un po' più libero come sviluppo, inteso che ci siamo fatti questi moduli che si chiamano DigiPack, quali all'interno ci sono quattro amplificatori da 100 watt che posso mettere in configurazione a biamplificazione o a bridge, e all'interno ho anche il DSP. Questo ci permette di poter sviluppare moduli, qui sopra c'è un esempio, modulo biamplificato come in questo caso, o un subwoofer come in questo caso. Il modulo fondamentalmente è lo stesso, diciamo che io uso questo modulo come chip. Questo fa sì che io molto velocemente posso cambiare il tipo di diffusore. Passo da un sub a un biamp senza dover rifare tutta la struttura, ma praticamente la parte sensibile per un discorso di dissipazione, EMI, tutte queste vengono racchiuse dentro questa scatola, e questa scatola fa sì che io praticamente ho omologato un modulo. L'evoluzione di questa tecnologia, partendo dal T4, noi il prossimo anno presenteremo il T12, sempre basato sul modulo DigiPro. Qui adesso abbiamo il primo campione ancora in fase di sviluppo. Anche qui abbiamo un DSP più potente naturalmente di quello del T4. A differenza del T4, che aveva un microcontrollore che pilotava tutte le funzioni, qui abbiamo quattro microprocessori che dialogano tra di loro. C'è una centrale che praticamente prende i dati finiti da quello che è il modulo. In questo caso, questo è il modulo amplificatore con a bordo il suo processore, fa i calcoli, potenza, RMS, temperature, tutto, e manda i dati finiti a un'unità di processo che manda attraverso la rete sul computer dell'utente. Questo attraverso o USB o RDNet, che è un protocollo proprietario del gruppo. Per la produzione, l'unica cosa che noi pensiamo che possa dare un vantaggio, avere un buon rapporto qualità-prezzo, è quello di investire tantissimo nel processo di produzione. Perciò in questo caso io posso produrre tanti moduli dello stesso tipo, e dopo posso creare tanti prodotti diversi, ma direttamente qui in produzione, qui in sede. Perciò l'investire nella tecnologia, abbiamo amplificatori come questo che si autocollaudano. Questo vuol dire non dover serializzare i collaudi. Pensate, un audio preciso, ma quello che costa, se 100 moduli devono passare sono 100 test. Questi si autocollaudano. Io posso accendere in parallelo 100 macchine, fanno l'autocollaudo e ci fanno l'autodiagnosi, e mi dicono alla fine pass o non pass. Perciò abbiamo investito molto per cercare di ridurre il tempo uomo, naturalmente in Italia, perché il costo è naturalmente alto, e cercando di tenere la manodopera italiana, che insomma, questo fa la differenza. E
avendo tanti moduli, come dicevo prima, uguali tra di loro, riconfigurabili nel momento dell'utilizzo. Possiamo anche seguire il mercato, va più il 12 pollici che il 15 pollici, noi possiamo nel giro di qualche giorno riconfigurare tutta la linea di produzione.